ti auguro una santa giornata e che possa spendere proprio bene il tempo che il Signore ci dà di nuovo, un nuovo giorno per prepararci all'eternità, svolgendo bene la missione preziosissima che abbiamo sulla terra. Oggi cominciamo con una preghiera che ci accompagnerà in questi giorni del mese di maggio, che ha ispirato anche il Papa a farne altre due che sono state già pubblicate. Questa è una preghiera antichissima che nella Chiesa si fa da secoli. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ecco, questa è una delle cinque antifone mariane che si pregano alla Compieta, che puoi trovare anche su internet. E questa mattina e anche nei giorni successivi dedichiamo la nostra meditazione alla grazia e ai problemi del lavoro. Oggi anche la festa del lavoro, cosiddetta nella società civile, e per noi credenti in Gesù è un'occasione preziosissima, non solo per stare vicini a tutti quelli che soffrono per mancanza di lavoro, per un lavoro mal retribuito, per condizioni troppo difficili nel mondo del lavoro, ma anche un'occasione preziosa per capire come attraverso la fede in Gesù il lavoro fa un grande salto di qualità, diventa una cosa umana e divina capace di concorrere alla salvezza eterna di tante persone. E iniziamo la nostra meditazione da una parola, che è una preghiera di Gesù, riportata dal Vangelo di Giovanni 17, versetto 4. Gesù così parlò, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Ecco, al termine della sua vita, Gesù fa come un bilancio e dice che ha compiuto l'opera. Nel greco, questa parola c'è proprio il termine che noi usiamo per lavoro, compiere l'opera, aver lavorato, lavorato. E lavorato bene, aver compiuto l'opera. E qui si dice anche che questo lavoro di Gesù non è semplicemente di livello naturale per sviluppare le sue doti, i suoi talenti o per mantenere i suoi cari, per guadagnarsi il pane quotidiano, ma è qualcosa di più. È una via per la gloria di Dio. Ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare. Ecco indicato in modo breve questa, diciamo, realtà nuova, totalmente nuova, che succede nel lavoro umano, che è già anche importantissimo anche a livello naturale, quando nasce la relazione con Gesù. Il lavoro passa di livello, di categoria, e diventa un modo per esprimere il nostro amore a Dio e al prossimo e per concorrere alla salvezza. Non è più solo per il pane materiale, cosa già importantissima, ma è per la vita che non passa, la vita eterna, la vita che non muore. Ecco, allora vorrei che soprattutto quelli che hanno il dono grande della fede potessero, aiutati da questa parola, da questa breve meditazione, capire la grandissima preziosità del lavoro fatto comunione con Gesù in spirito di fede. Ricordo una volta un insegnamento di Chiara Lubich a cui ho assistito, in cui lei spiegava che nelle cose del mondo ci sono cose piccole e grandi, ma nel mondo di Dio non è così, anche le cose piccole sono grandi.
faceva l'esempio, parlava dei giovani, anche raccogliere da terra una carta di caramella per amore vale e non sarà, non sfuggirà agli occhi di Dio che ci ama immensamente. Quindi da questa parola prendiamo una spinta, un invito a lavorare bene in comunione con Gesù per la gloria di Dio, cioè perché attraverso il nostro lavoro si manifesti un raggio della bontà, della sapienza, dell'amore gratuito di Dio, dell'amore gratuito di Dio. Mentre nel mondo il lavoro è soggetto alla legge della contrattazione e della giustizia, ed è bene che sia così a livello naturale, nel regno di Dio è segnato da una straordinaria gratuità. Dio, diciamo così, tra virgolette, lavora per noi, agisce gratuitamente per noi e ci rende capaci di lavorare gratuitamente per gli altri, cioè come un dono di amore, non semplicemente per la ricompensa terrena. Ecco, poi in questo tempo dove tanti soffrono anche moltissimo per la paura di perdere il lavoro, per averlo perduto, ecco, noi apriamo il cuore e la mente a questa sofferenza e anche la portiamo nel cuore davanti a Dio. Ecco, io suggerisco di dire spesso, spesso che si trova in queste difficoltà personali o familiari, di dire il Padre nostro con un'attenzione speciale alla quarta invocazione, dove Gesù stesso ci ha insegnato a dire: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ecco, vuol dire il lavoro, vuol dire anche una grande laboriosità. Poi noi che siamo figli spirituali di Padre Annibale, aggiungiamo anche una preghiera nuova, che il Signore susciti nel mondo una schiera di imprenditori santi, persone capaci di creare nuove possibilità di lavoro. E noi italiani, che siamo anche dotati di tradizione, da una particolare fantasia, inventiva, creatività, siamo chiamati oggi a questa creatività. Chiediamo anche al Signore che ci dia delle leggi e dei politici capaci di favorire questa attività imprenditoriale, di non gravarla di troppe tasse, perché tutti possano avere un lavoro, tutti possano avere un lavoro. Diciamo spesso questa giaculatoria: Padre onnipotente, suscita una schiera di imprenditori santi, perché a nessuno dei tuoi figli manchi il pane quotidiano. Ripetiamo: Padre onnipotente, suscita una schiera di imprenditori santi, perché a nessuno dei tuoi figli manchi il pane quotidiano. Per questo ti benedico. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata.